Ela, Titi! Ciao Titi! Ciao Dani, come sei? Tutto bene, caro? C'è con me anche Francesco. Ciao Francesco! Ciao Titi, ciao! Francesco, praticamente, è quel ragazzo che fa lo stronzo su Sì. Fortnite. Lo sbirro! Sì. Sono solo sul gioco, stronzo. Sì, tranquillo, dai, Sì, quale no, no? no, nella vita reale è proprio pezzo di merda, invece. Sai che mi ricorda? Il classico centrale di difesa che c'ha la fascia di capitano e deve rompere i coglioni a qualsiasi azione. Beh, gira di qua, gira di là. Potrebbe essere. Fai questo, fai quello. È vero, sono abbastanza così. Sì, il capitano. Oppure un mister quelli rompipalle, però comunque ormai no. Ormai non se ne trovano tipo all'Antonio Conte, capito? Per Esatto. dirti. Come stai, Titi? Tutto bene. Un po' stanco della partita di ieri. Successo un po' di casini lì in mezzo Casini. alla partita. È andata bene per come l'abbiamo giocata. Perché un pareggio a casa giocando male, cioè, è andata benissimo. Esatto. Beh, poi comunque voi siete anche abbastanza rodati come rosa. Quando si è così affiatati è anche abbastanza più facile uscire dai periodi no, che alla fine sono anche abbastanza normali nello sport, dai. Ah, questo sì. Titi, io so che questo ti darà fastidio perché sei molto umile, però devo dire, no, la presentazione, quindi perdonami se ti faccio un po' di complimenti. Lo so come sei, ti scoccerai sicuramente di sta cosa, ma la devo fare. Comunque, Titi Borruto, 9 maggio 1987, campione del mondo del 2016, però questo poi lo accenniamo dopo se ti va di raccontarcelo, perché sicuramente è una bellissima esperienza. Due scudetti, due Coppa Italia, tre Supercoppe, una Coppa UEFA, Montesilvano, capocannoniere nel 2018. Inizia tutto nel 2007-2008 con l'Independiente. Poi arrivi subito a Napoli, quindi in Italia. Fai Sì. Napoli, Montesilvano, la piccola parentesi dell'Inter Movistar, che se non mi sbaglio in realtà all'epoca, correggimi se sbaglio, forse questa è una scemenza, c'era Velasco? Sì, Ah, c'è lui ok. all'interno. C'era Jesus Velasco, insomma, non un nome qualsiasi. Poi a No. Questapone, Pescara, Pesaro. Quello che ti volevo chiedere, se ti va di raccontarci la tua storia, è come se fossimo, perché alla fine lo siamo rimasti, dei ragazzini piccoli alla scuola calcio che sognano di diventare Borruto, ma mi sa che ormai. Dai, è andata. Mi sa che ormai Borruto non lo diventiamo. Vabbè, comunque, come se fossimo dei ragazzini, come è iniziato tutto e soprattutto chi è Hernán Caruso? Sì, tutto è cominciato con lui. Noi giocavamo per un torneo tipo come si giocano qua, nel palazzetto dove giocavo io da piccolo, dove Sì. era la mia seconda casa, no? Sì. Si facevano i tornei che erano per soldi. Se Wow. giocavamo lì, io non lo conoscevo lui, sapevo chi era, però non lo conoscevo di persona. Ho giocato contro di lui una partita che era quella del torneo. Mi ha detto, vabbè, ci sono stati contrasti, tutto contro di lui, no? C'è un fenomeno quello. Certo. Credo che hanno vinto loro. E vabbè, mi ha detto alla fine partita, mi ha detto, perché non vieni a provarti a fare un provino a Independiente, no? Gli ho detto, no, a me non mi piace, io lavoro, gli dicevo. Sì, No, no, dai, che bello. non riuscivo ad andare perché lavoravo tutto il giorno e lì si andava alle 9 di sera, dovevi andare. Cioè, arrivavo a casa, non mangiavo niente, dovevo fare pure allenamento, immagino. Poi arrivavo stanchissimo, così ho detto va bene, dai, vado perché è quello che mi piace, non giocare. Ho provato e mi hanno chiamato, per fortuna cioè, è andata bene la prima. E poi ho cominciato a giocare, finché, non so, mezzo anno ho giocato niente, mi hanno visto della nazionale e mi hanno chiamato. E niente, cioè, siamo andati a giocare un torneo a Malaysia, siamo andati a giocare, c'era Brasile. Che abbiamo giocato la finale contro loro, abbiamo perso. Sono stato capocannoniere lì pure. Bellissimo, cioè, una cosa Che incredibile. spettacolo. E niente, cioè, dopo stavamo tornando in Argentina. Il ritorno in Argentina mi contatta un italiano che mi ha detto se volevo venire a giocare qua in Italia, no? A Napoli. Gli ho detto sì, ci provo. Un'opportunità così dove c'è, cioè, tutto in un anno, in un anno e mezzo. Ho detto sì, dai, vado. Tutti parlavano bene, c'erano gli argentini qua, c'era Hernán García.
Sera. Poi ci stavano i giocatori pure argentini di Napoli e mi dicevano: sì, vieni che beh, c'è una bella squadra. Anche Giustozzi già c'era nel Montesilvano, può darsi? Sì, lui sarà molto prima però. Ok, ok. Titi, quando sei arrivato a Napoli, quanti anni avevi? 19, 20, 20. Ah, 20, okay. Sì, 20, sì. E i tuoi compagni di squadra lì erano più grandi della tua età? L'anno 21 sì, erano tutte la mia età, ma te dico i nomi, lo conosci tutti, credo. C'era Bertoni. Beh, come no, Edgar. Edgar Bertoni, sì, c'era lui, Napoli, è Napoli. Edgar Bertoni, Danilo Lanconi, Alcaraz, c'era Rogerio, lo conosci pure? Come no, certo. Bueno, Rogerio, poi c'erano tanti, giocatori fortissimi lì. Cuzzo c'era? Cuzzo era il mio nemico prima. Ah, bello, dai, che bello. Ho giocato la finale contro l'Under 21 contro lui, l'abbiamo vinto noi. Aspetta. Non volevo menare, immagina, se un fenomeno giocando, no? Lui stava passata prima, credo è arrivato a 17-18 anni lui. Ma guarda, ti posso dire una cosa, questo inizio che racconti non mi stupisce di come hai iniziato a giocare a calcio a 5, per il carattere che ci metti tu nel modo in cui giochi è diverso, c'è qualcosa di romantico, perché nelle sue giocate, nel suo modo di giocare ha conservato quel ragazzino che dice all'amico: ma sì, dai, vengo per provare solo perché mi piace. A te si vede che ti piace. Io non voglio fare le sviolinate, però davvero, la prima volta che ti ho visto era il 2013 con l'acqua e sapone. Hai fatto uno dei tuoi gol dove prendi la palla in difesa, dribli tutti e fai gol. Che fino a qua sembra molto facile, però poi seguendoti nel corso degli anni, tu lo fai sempre a San Juan, nella Coppa America 2017 contro il Brasile. Il 2-0 l'hai segnato, stavi in fase d'attacco, una parallela non fatta, tu tranquillamente sei tornato in difesa, hai dato la spallata ad Arthur, ti sei ripreso la palla, hai driblato tutti, l'hai ridata a Cuzzo, che giustamente sa il fatto suo e ha detto: beh, stavolta gliela do, perché mi sa che Borruta ha deciso di fare gol. Te la passata, hai fatto gol, sembra tutto semplice. L'hai rifatto anche in Colombia, in 2016 la stessa cosa, hai preso palla, hai driblato tutti, è rientrato all'interno, altezza del tiro libero, ha scaricato una botta pazzesca, il portiere si è dovuto sbilanciare per pararla e poi sul rimpallo è stato bravo quello a cogliere l'occasione. Fatto sta che anche a Fortnite io mi esalto quando Borruto a un certo punto decide che deve sconfiggere tutti quanti. Però se ti posso fare un complimento, poi smetto, ve lo giuro, lasciamelo dire, tutti ad applaudire, viva Borruto, tutto facile, vabbè, il solito Titi, bla bla bla. Ma la cosa bella, sai qual è? Che ogni volta che prendi palla dalla difesa, se uno ti guarda in faccia, tu vedi quella faccia, dici: questo va a fare gol. Non è che dici: vabbè, ho recuperato palla, adesso calma ragazzi, gestiamo. Tu lo guardi in faccia e dici: questo c'ha la faccia da uno che mo tripla tutti e va a fare gol. E lo fa. E lo fa, hai capito? Cioè, è di casa. Penso che, guarda, lui dice è il gioco di strada, è un gioco che tipo come si gioca in strada, no? Credo che quello non lo cambierò mai. Cioè, ci ho provato, ma no, è incorporato in me quello. È il tuo modo proprio di essere, che lo applichi su un campo da... Da fuori sembra facile, perché tu dici: vabbò, campione del mondo, fa così, fagli fa così. Invece no, conservare questo modo di giocare è coraggio, perché quando arrivi soprattutto a certi livelli, e soprattutto in Italia, cercano in tutti i modi di cambiartela questa cosa. Cercano di limitarti. Quindi non è come magari a uno sembra: vabbè, fa 10 gol, è ovvio che fa così. No, il cazzo, è coraggio a avere la testardaggine di dire: lasciate fare a me che le partite ve le risolvo, tranquilli. Capito? E lo fa. E poi che gli dici? Gli puoi di niente. Questo è il romanticismo. Questo è il romanticismo di sport, secondo Senti, me. Senti, Titi, prima ho notato che tu hai detto: ci ho provato a cambiare questa cosa. Ma ci hai provato tu perché ti volevi adattare, o ci ha provato qualcuno a farti adattare? In realtà io un po' dovevo cambiare, perché hai visto che si gioca in un certo modo, devi usare tipo fermare la palla con la tolla, fare tipo tante cose che io non ho mai fatto. Io, se tu mi davi la palla, la fermavo tipo con l'interno del piede, cioè dopo un po' dici: devo cominciare a fare le cose del futsal. Sono i movimenti, cioè io questi movimenti credo che ancora no, tipo li faccio, però
faccio a caso pure, tipo a interpretazione mia, cioè, questo cioè, lo sanno pure i giocatori che stanno con me, lo sanno che escono cose della testa mia che non lo farebbe uno, per quello a volte è difficile pure di, tipo, di marcare, dice ah questo mo fa il movimento quello che fanno sempre, ma no, io cioè, cambio direzione per dirti. Sono cose che ti vengono naturali fare ma che non sono naturali da fare in un calcio a 5, diciamo. Sì, bravo, bravo. E questa è la favola. Due o tre giornate fa che si è andato a pressare il difensore, e il difensore a passarla al portiere perché si è sentito pressato. Tu sei andato pure addosso al portiere. Contro Evoli. Hai fatto gol. Sì. Cioè, quella è una cosa che fondamentalmente non si fa. Borruto le può fare. Borruto lo vuole, fa, glielo fai fare, c'ha la licenza 007 a rapirlo. Bravo. Se lui vuole, glielo fai fare. Perché sai che lui ha letto qualcosa di diverso in tutti i manuali della tattica che si studiano. Lui ci ha visto qualcosa che gli altri non hanno visto. Sì, che poi se ci pensi, se ci pensiamo bene, ciò che poi sono i fenomeni, diciamo, che sono quelli che sono un po' un passo sopra tutti, sono quelli che non rispettano al 100% ciò che c'è scritto nei manuali. Possiamo pensare a Borruto, possiamo pensare a Pirlo, possiamo pensare a Cristiano Ronaldo, possiamo pensare a Messi o a tantissimi altri fenomeni che ci sono nel calcio a 5. Sono tutte persone che conservano quella verve che dicevi tu che conserva Borruto e che ha la capacità di pensare in modo irrazionale, in quel momento gli riesce dando risultato. Poi la cosa troppo figa è che Titi, tu, ma anche Cuzzo, Kiki Vaporaghi, che io lo adoro, ogni tanto lo seguo nel Boca, ma anche Willem, tutti quanti, che state scrivendo comunque una pagina importante della storia. Cioè avete questa umiltà del calcio di strada, come hai benissimo prima detto tu, che sembrano quattro amici che giocano da sempre insieme e che continuano a farlo per divertimento. E questa è una cosa speciale quando li vedi a giocare, perché sembra veramente io quando vado a fare il torneo di calcetto con gli amici miei, ed è uno spettacolo, con una differenza di piedi enorme, enorme. Però sembra quello, che dici? No, sì, è vero, vero. Poi, sì, no, guarda, ti do un esempio tipo il mio, perché non so dopo loro che facevano. Io ho giocato contro il Cuso, quando appena sono arrivato, lo volevo menare, è diventato un fratello mio. Un altro era Wilken, che giocava alla marca trevigiana pure, io non lo conoscevo a lui. Tipo, litigavamo in campo, ci vomitate tutto, siamo diventati amici. Dai. Quando abbiamo giocato insieme nazionale. Tipo amici, tipo bene. Paolo pure giocava a Napoli Vesevo e pure a lui l'ho rotto l'ho rotto una caviglia e siamo diventati amici perché Paolo è un ci assomiglia troppo a me, tipo della vita, no? E pure lui è diventato un amico, tipo un altro fratello. E poi è vero, giochiamo insieme tutto, è una cosa bellissima questa. Sì, è vero che è una cosa, non so, è strana e è bellissima. Stupenda, cioè, sì. Dici, io volevo menare questo, è diventato mio fratello. Perché sempre se lo dico, tipo mi diceva una parolaccia, no? E adesso guarda, mi difendi tutto. Ma questo pure è bello dello sport, che trovi amici che prima erano i tuoi nemici e sono diventati fratelli miei, per dire. Bellissimo. Senti Titi, ma tu adesso noi ti abbiamo esaltato perché sei perfetto in mezzo al campo, eccetera, 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 no? Diciamo che in mezzo al campo possiamo dire che ci sono poche imperfezioni, se non che non ce ne sono. Ma nella vita privata, come sei nella vita di tutti i giorni? Le fai le cacate pure tu? No, io cioè, sono tutto il contrario di quello che sono in campo. In casa sono tipo una persona, cioè, non seria, tipo te posso dire, sono ordinato, che in campo non sembra. Sono ordinato, mi piace stare sempre, non so, stare bene, rispettoso, tipo, in la vita, cioè, non sono la stessa persona che sono in campo. Okay. Molto casalingo, quindi. Sì, sì, e poi sono tipo uno che rompe tutto il giorno, tipo che mi diverto, rido, tipo scherzo, tutto il tempo. E appena entro in campo, tipo sono un'altra persona, no, non sono... Sì, sono io, però no. Certo, c'è una parte di te che prevale. Non sono
cambio atteggiamento 5 secondi prima di entrare in campo, però fuori no, fuori sono una persona ordinata, tranquilla, però scherzo, tipo, non sono come quello che vedete in campo. Certo, certo. Questa cosa la diceva un paio di mesi fa in un'intervista Colini. Su di te ha detto le stesse identiche parole ed ha speso solo parole bellissime. E lui diceva: ma guardate, voi vedete Borruto in campo che corre di qua, di là, dà tutto per la squadra, si incazza con l'arbitro perché ci tiene la vittoria, e fuori dal campo è un'altra persona. Lui diceva aiuta in casa, è timido, poi appena entra nello spogliatoio raccontava un aneddoto, però l'accennava solamente, quindi non l'ho capito. Che sei entrato con le pinne e con gli occhialetti da piscina, può essere? Sì. No, sei un grande. Questa ce la devi raccontare. Che bello. No, un giorno, poi anche quando sono venuto a Montesilvano da Inter, che sono venuto, credo che non so, un periodo di una festa, credo. Sono arrivato a Montesilvano e mi sono messo una perruca, gli occhiali, un paio di... Sì, no, tipo per ridere, no? Che sono andato i giocatori che stavano lì a salutare. Sì, pure quella. No, poi magari sì, faccio di tutto. Cioè, mi diverto, cioè, non c'è il divertimento, la felicità nella squadra, che non è che possiamo essere sempre seri. No, seri dobbiamo essere solo quando entriamo in campo, cioè, lo dico sempre. Una volta che suona il fischio, cioè, dell'arbitro, cioè, dobbiamo, tipo, io cambio almeno. Cioè, non è che sempre sto a scherzare pure dentro il campo, solo fuori. Questa è la ricetta perfetta, cioè nel senso tutti vogliamo vincere in campo, però poi è importante che all'interno dello spogliatoio ci sia anche un clima di serenità, no Titi? Sì, 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 guarda, noi abbiamo un portiere qua, Johnson, lo conoscete sicuro, cioè. È il secondo portiere nostro. Lui, vabbè, te lo dico, è un aneddoto che mi ha raccontato Tony Dandel, ma è detto che lui, se tu scherzavi prima che noi arrivassimo a Pesaro, ha detto lui, se tu le facevi un scherzo, lui ti menava. Io ho detto, come è possibile? No, cioè, non si può fare così. Allora devo ritirare tutti gli allenamenti, tutto il tempo con me, perché io scherzo sempre. Tipo, parlando con Tony Dandel, no? Sì, come no, Tony Dandel. Certo. Sì, l'ho provato, no? Sono dico, scherzando, dico, ha messo faccia, tipo, faccia cattiva, cioè, aveva ragione. Ho cominciato a scherzare con lui, finché, tipo, immagina, ho parlato, ho detto, guarda, io sono così. Poi Pablo si metteva pure a scherzare con lui, l'abbiamo detto, guarda che non abbiamo paura di te, noi scherziamo, se ti dobbiamo menare, te veniamo, diciamo. L'atteggiamento suo, tipo di Johnson, che era, scherzavi e te menava, tipo, ha diventato come noi. Tipo, adesso scherza pure lui, cioè, siamo arrivati a fare una bella, tipo una bella squadra. Scherzare tutti insieme, no? Che sempre uno, visto che sempre c'è uno che si incaccia per tutto, vabbè, è diventato come noi lui, tipo scherza, fa tutto adesso. Io Titi, a me è stato sempre detto, che penso che quello che un po' hai definito tu, che prima di essere squadra, per vincere bisogna essere gruppo. A noi ci dicevano che bisognava essere gruppo di 11 amici che andavano al bar a mo' di comitiva a prendersi una birra, qualcosa, prima di essere squadra, per cercare di vincere un campionato. Aspetta, sì. Scusa Fra, ma perché tu dove hai giocato? Dove ho giocato? Ho giocato un po' di parti, tipo? Tipo, vabbè, ho giocato a Bellante. E allora? Vabbè, però io sono come Titi Borruto, sono umile. Scusa, non ho detto... ti devo ripetere il palmarès di Titi Borruto. Due scudetti, due Coppa Italia. Oh, io sono stato capocannoniere con 40 gol, quindi voglio dire... Grande, la scusa. No, però dicevo, insomma, prima di essere squadra bisogna essere gruppo tra gli 11 o i 5 componenti, poi in base allo sport che sia, perché se no non... Vedi, come diceva Borruto, è importante il fatto che si scherza, si sta sempre insieme, si ride, se c'è un problema lo si cerca di affrontare insieme, perché tanto alla fine poi in una squadra dire che ha colpa l'altro e l'altro in colpa il terzo in colpa il quattro, alla fine non si risolve il problema. Non ci arriva.
arrivi a niente a fare tipo cose così. Esatto, esatto. Se sono, siamo un gruppo, una squadra, cioè dobbiamo essere tutti uguali. Se rispettano, uno è serio, cioè, no, lo sai, è serio, no, non è che puoi scherzare sempre. Ma che lui ha cambiato tipo la sua personalità, che era lo scherzavi e temenava a fare gli scherzi pure lui. Certo. Cioè, questo è stato il bello, che era tutto un gruppo, tutto unito. Questa cosa del il gruppo che fa bene, che ci sia serenità e che sono tutti amici, si vede benissimo nella loro Argentina di oggi, e non a caso ha portato i risultati che ha portato. Sembrano quattro ragazzini cresciuti insieme, che ti piace proprio vederli, perché poi sono forti, una squadra di Ollie e Benji, no? E poi è quello che si è visto, Titi, in campo, nel modo di giocare, anche grazie a Diego Giustozzi, io questo non lo so, però comunque nel 2016 in Colombia, la racconto a te, ma penso che lui la sa. Forse poi la racconterai meglio tu. E avete vinto la Coppa del Mondo Argentina-Russia. Primo tempo sempre sullo 0-0, poi mancavano più o meno 4 minuti, fa gol Ederlin ma sul rimpallo del portiere. E poi che succede? Che l'Argentina si sveglia, ma più che si sveglia reagisce, tanto che fa gol subito dopo, che è quello che succede quando giochi tra amici. Noi giochiamo finché giochiamo, però poi quando stiamo a perdere inizia un'altra storia, che ti rode talmente il culo, e l'hanno presa a pallonate tutta la partita. Vabbè, Titi scarica quella botta e poi segnano 1-1. Poi fa gol Cuzzolino a quasi l'intervallo, su tiro libero. Che Cuzzolino, apro e chiudo parentesi, se stessimo giocando a Fortnite direi che Cuzzolino tira il tiro libero come un pro player, cecchina un botte. è facile. Cioè, se tu gli metti la porta ferma, sembra che a lui si annoia a tirare, perché è come se sta. È vero? Come se sta sparando una cecchina da un botte. Dice, vabbè, dai, fischia. Ci va con una leggerezza a tirare quel tiro, che è un colpo da biliardo. Poi vabbè, la partita bellissima. È stato tutto una partita tipo bellissima, tipo perfetta, per dirti. Abbiamo rischiato di perdere e pareggiare, perché cioè, dopo non so quanti minuti che hanno messo il portiere in movimento, si sono messi lì. C'è stato un attimo di paura, ma cioè, io credevo che già era vinta, tipo vincevamo noi, di sicuro vincevamo noi. Però la paura ci stava fino all'ultimo secondo che non ha suonato la sirena, ma ho detto non è possibile, è vero. È stata una partita bellissima, però sapevo sempre che era nostra la partita. Ho detto no, è impossibile che perdiamo, ci possono pareggiare, ma mancando no, 2 secondi vinciamo noi, è impossibile perdere. Sì, e questo qua si vedeva anche quando loro hanno messo il portiere di movimento. È vero, ovviamente col portiere di movimento è ovvio che arrivano un po' più davanti, però voi non avete mai dato l'impressione di subire. Cioè sembrava quasi come per dire, vabbè tanto se la pareggiano poi glielo rifacciamo, vabbè tanto se vanno in vantaggio poi ne rifacciamo altre 4. Avete gestito. Io avevo quel pensiero lì, dicevo loro fanno 1 o noi facciamo 2. Era quello che avevo io in testa, non so, nel cuore e nel corpo. Sapevate di essere superiori prepartita? No, noi sappiamo, loro sono giocatori che sono fortissimi e non pensavamo che era che andava così facile per dirti, perché in un momento usavamo, non so, differenza di 2-3, poi non so quanto. E lo stesso è successo con Portogallo, che c'è Riccardinho, abbiamo detto non è possibile, stiamo vincendo 5-1 per dirti, no? Anche perché quell'edizione Riccardinho vinse il premio anche miglior marcatore, fu capocannoniere. Sì, lui e Ederlin, ma tutte e due. Ah, ok, a pari punti. Invece Willem arrivò miglior giocatore. Il miglior giocatore che c'è stato nel torneo. Forte, sì. Senti, i festeggiamenti come sono stati, se possiamo sognare? No, siamo stati lì in albergo perché dovevamo partire l'altro giorno. E niente, festeggiato perché sono andato un paio di familiari, tipo dei portieri, dei giocatori nostri. Sono stati lì un po' e sono andati via. Poi noi siamo rimasti lì a festeggiare, a bere birra, vino.
le persone dell'hotel, no? No, bello, bello, c'è musica, un po' di musica, cioè, ma niente organizzato perché non sapevamo che questo andava a venire così. Certo, certo. È bello, lo sport è tutto quanto. Però io vi volevo chiedere che ne pensavate su alcune cose di Fortnite. Lo possiamo fare? Vai, che prima Borruto. Ma perché Titi, fondamentalmente siamo anche amici di Fortnite, nel senso che siamo conosciuti lì. Non lo so, io col gioco condivido belle emozioni. Beh, allora, io Titi ti dico una cosa. A parte tu, fra, che sei un idiota. Titi, glielo dici per favore che, cioè, non è campione del mondo di niente e quindi si deve stare zitto quando gioca a Fortnite perché è pesante. Qualcuno glielo deve dire, però, se te lo dice Borruto... Forse inizierai a un po'... Cioè, se lui gioca a calcio ed è umile, dopo quello che ha vinto, tu a Fortnite puoi essere umile se vuoi, fra. Ma Borruto, quando entra dentro al cambio, entra dentro al campo, cambia il suo modo di essere. No, è umilissimo. Sì, no, è umilissimo, ma cambia il suo modo di giocare. Ma non sclera con i compagni, tu rompi le palle invece ai tuoi amici. Perché io voglio vincere. Vabbè. Lui anche vuole vincere. Quando gioco tipo insulto, tipo non mi piace neanche quando mi sparano. Io mi perdo, io non sento né mia moglie né i bambini, niente, mi perdo, mi metto dentro. È vero, è come quando metti un casco e abbassi la visiera. Basta. Okay, è vero, okay. Non mi piace perdere per niente, poi senti le parolacce che dico a volte, no, le dico... La di tua madre. Sì, certo. Io le ho imparate tutte, la concia di tua madre. Bellissimo. Vi faccio le domande, vi faccio questo gioco. Va. La rubrica di Fortnite. Ovviamente prima risponde Titi, poi certo, rispondi tu. Certo. Allora, Titi. Ah, bella la prima. Hai solo due slot, hai due spazi nello zaino. Che cosa ti porti per fare la partita? Mi porto il vampa e un medikit. Un vampa e un medikit. Bello. Ok. Tu, Fra? Io mi porto impulso e pompa. Impulso e pompa? Sì. Ok. Io mi porto, ragazzi... pompa e mitraglietta tattica. Ok, vabbè, ci sta. Senza medicinali. Però è più logico quello che ha detto Titi, tecnicamente. Ha un modo di giocare, quello che ho visto io. Lui spara molto da lontano, non tende molto ad andargli proprio addosso all'avversario. Ecco perché lui ha scelto il vampa. Dorato però. Dorato. No. Almeno viola. Capito, ha scelto il vampa perché giustamente lo aiuta. Ok. Se dovete decidere, preferite avere più materiali o più munizioni durante la partita? Io preferisco più munizioni. Tu lo so, dai. Più materiali. Io in realtà gioco 50 e 50, però preferisco munizioni. Ok. Poi, Titi, arma preferita? Questa è facile. Una? Sì. Una sola. È il vampa. Ma arma preferita si intende ciò che fa danno? Sì. Solo ciò che fa danno? Sì. Fiocina. Dai, Francesco. Giuro. Dai. Titi. Dai, non va. Vale. Ma non vale, fa 75 di danno la fiocina. Vabbè, se ti prende. Fa un danno clamoroso. Va bene, io dico assalto. Quale? L'M4? Sì. Ok. Titi, il tuo zaino ideale, quanti sono? 4 o 5 spazi? 5 slot. 5 slot. Quella che c'ha per appoggiare a terra? Il mitraglione, quello da 100 colpi blu. Sì, 1 milione di colpi, non so quello. Sì, quello, poi? Il pompa che hanno loro, quella che spara più veloce. Il combat. Il vampa. E siamo a tre, poi? I succhi piccoli. Ok, sì, i scildini. 3 medichi. Ok. Ci sta. È bello come zenero. Prima chiedo a te stavolta. Prima chiedi a me. Sì, vai. Io te lo dico qual è il mio. So che non sarei d'accordo, ma è il mio, Titi, giusto o no? Allora, mitraglietta tattica, pompa, fucile assalto, preliba pesce e materassoni per saltare. Vi ho stupito, eh? Sì, no, è bello che sai cosa mi piace, Titi? Il fatto che teoricamente per lui è ideale, ma anche se glielo dai, queste cinque armi, non è in grado di utilizzarle, quindi è brutto da vedere comunque, capito? Allora, il mio invece è Scar, Spas, Impulso, 6 Impulso, Scildini e Preliba Pesci, 3. Buono, buono.
Quello è buono pure. Ci sta. Ah, tutti sono buoni, tutti. È vero, sono tutti, sì. Secondo voi a Fortnite c'è tanta strategia o non c'è strategia? È tutta fortuna? Io gioco più alla strategia. Io anche, Francesco. Non si può rispondere a questa domanda. Lo sapevo, sei un ipocrita. No, ti spiego perché. Perché se ci basiamo sulle partite che giochiamo noi comuni mortali, ti dico c'è culo, perché dipende dove scendi, dipende che armi trovi, dipende tante variabili di casualità. Se giochi le partite da competizione elevata con ovviamente premi in denaro, quindi parliamo di mondiali, c'è strategia, cioè la variabile del caso è abbassata talmente al minimo perché tutti i player sono talmente tanto forti che la casualità viene, non dico eliminata perché c'è, perché è comunque un gioco, però è molto minore. E io dico, ma va, troppa scienza. È vero, quello è più facile per quelli che sanno costruire. Noi siamo quelli che giochiamo a terra, almeno io. Esatto, sì, sì, è vero. Io dentro al cespuglio gioco. Balletti sì o balletti no? Li usate per sfottere l'avversario? Perché quello del trombone che fa... Esatto. Quello che lo prende in giro. Quindi sì, sei a favore. Sì, sì, io sì. Mi fa piacere quando me lo fanno a me, ma sì, sono a favore. Io non li uso? No, io li uso, sì. Sì, diciamo, solitamente non li uso nemmeno io, però sono assolutamente a favore. Siete delle brutte persone, perché io vengo sempre ucciso... E mi ballano. E mi ballano, per questo io non ballo, so che significa. E il giocatore... che non sopporti, okay. Che non ti piace. Per farvi capire, inizio io con questa, vi faccio capire. Ok. A me dà fastidio quando mi chiudono, arriva il pro player e mi vuole uccidere col piccone. Non lo sopporto. Ma io non sopporto quelli che mi chiudono, aprono, chiudono, aprono. Bravo, è vero. Ma no, è un fastidio quando fanno quello. Che fastidio. Allora, io adoro tutto ciò che voi odiate. Ecco. Sì, lo sappiamo, sappiamo. Io adoro tutto ciò che voi odiate e io invece odio il tipo di giocatore che prende una mitraglietta in mano e comincia a sparare casualmente perché ha un joystick in mano e colpisce casualmente l'avversario e lo uccide. No, non lo sopporto. Stai parlando di me? No, no, sto parlando di nessuno, sto parlando di un giocatore generico. Ok. Daresti via qualche tuo premio per vincere il mondiale di Fortnite e essere il più forte al mondo di Fortnite? Però secondo me qua quello che pagherebbe di più è Titi. Cioè io ho vinto alle elementari un premio di partecipazione per la maratona che abbiamo fatto. Cioè non è che devo dare chissà che cosa. Titi, un mondiale per un mondiale. No, sei. Sì, dipende di... No, quale no. Mondiale no, dai, un... Uno scudetto. No, scudetto no. Ah, uno scudetto per essere campione. Sì, sì, sì. Aspetta. Madonna. Titi, grazie infinite. Grazie mille. Io dico un'ultima cosa. Abbiamo parlato del tipo di giocatore che è Borruto, della bellezza del calcio a 5. Vi farei sentire questo pezzo perché è da brividi. Di Argentina, e questo è uno spettacolo perché c'è il telecronista. Ma hai fatto venire la pelle d'oca, si dice qua. Da pelle d'oca. C'è il telecronista a un certo punto che dice: e ora sì,
E Titi Borruto, cioè, ok, lo aspettavamo. Ah, il solito Titi Borruto. È il telecronista è fantastico, da brividi, veramente. Il palazzetto è una bolgia. È scoppiato. Poi loro erano a San Juan, cioè, quindi pensa tu. Borruto che ha fatto tutto, ha sconfitto tutti, si sdraia per terra, guarda il soffitto. E tu lo guardi e dici, chissà che cazzo sta pensando. Esatto. Cioè, ha fatto tutto quello che poteva fare. Ma no, guarda, mi hai fatto sentirlo così, poi quei commenti così, bellissimo, mi viene sempre, mo mi hai fatto sentire di nuovo. Te lo sei rimmaginato nella testa tutto quello che hai fatto, no? No. Titi, grazie di tutto. Titi, grazie infinite, un abbraccione. Un abbraccio, Titi. Abbraccio, dai, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.